Dall'8 gennaio sulle reti Rai riprende la stagione della grande fiction con Romanzo familiare. Interprete femminile è Vittoria Puccini. L'ha incontrata Maria Teresa Fabris. Mamma! Mami! Emma è una giovane divertente, svagata e un po' disorganizzata, diventata madre a soli 16 anni. Sua figlia Nicole è più seria e responsabile e qualche volta la mamma sembra lei. È una storia di relazioni umane, quella raccontata in Romanzo familiare, che intreccia i destini di uomini e donne della famiglia Liegi. È molto divertente il rapporto che hanno questa mamma e questa figlia, con così poca differenza di età. Sono due amiche, sono due compagne di vita, hanno un rapporto anche molto fisico, di gioco, si rotolano sul divano, nel letto. Guardate, mi aspettavo 11. Venite. La figlia di 16 anni rimane a sua volta incinta, quindi la storia si ripete e anche lei a 16 anni di nuovo rimane incinta. Nella vita anche Vittoria è mamma di una bimba di 11 anni. Posso dire che c'è stato un prima e dopo Elena, a livello di consapevolezza, anche di conoscenza di se stessi. Cioè, un figlio ti aiuta a comprenderti meglio, a capirti meglio, a non metterti più al primo posto, quindi aiuta a essere un po' meno egoista. Improvvisamente c'è una creatura che è più importante di te. Questa è una fiction d'autore con l'archibugi. Che cosa è cambiato? Cosa è diverso adesso nella fiction di oggi? Oggi la televisione ha un'attrice, offre una varietà, un ventaglio di ruoli che, ecco, per esempio forse nel cinema sono meno. Da Anna Karenina a Violetta, protagonista della Traviata, alla giornalista Oriana Fallaci. Molti personaggi interpretati da Vittoria, di cui tanti in costume. Il costume proprio è una cosa per me molto importante, nel senso che io quando costruisco un personaggio parto proprio da quello, perché a seconda di ciò che indossi il personaggio può prendere direzioni diverse. Di te dicono che hai un volto d'angelo ma una tempra d'acciaio, è vero? Non saprei come giudicarmi, sì, sicuramente ho un viso angelico. Poi non lo possiamo negare. Però sono un'appassionata di vita, del lavoro che faccio, mi do tanto nei rapporti con gli altri. Insomma, mi piace vivere la vita in maniera intensa e forte, questo sì. I wonder why you left me here. Com'è invece il tuo personaggio in The Place di Genovese? Nella vita a volte tu ti illudi con qualcosa sia la cosa più giusta, che sia la cosa che ti darà la felicità, e quindi la ricerchi, la desideri, la vuoi in tutti i modi. Poi una volta che ce l'hai ti accorgi che invece è la più sbagliata, è quella che in realtà invece ti fa male, ti può arrivare addirittura a fare male. Il cinema, la televisione devono essere intrattenimento, devono essere divertimento, devono essere piacere, devono essere bellezza anche, no? Da un punto di vista estetico e stilistico, ma assolutamente se fanno riflettere, se innescano dei ragionamenti, delle riflessioni sia nei nostri confronti che nei confronti della società o di quello che ci circonda, è importante. Sì.